Ben trovati agli amici di Italexit con Paragone. Per questo primo appuntamento con la rubrica L'Avvocato risponde. In questo caso gli avvocati sono due, entrambi del direttivo nazionale Italexit. Con me l'avvocato Marco Mori e l'avvocato Giuseppe Sottile. Grazie per essere qui con noi. Ecco, Grazie Valentina e buonasera a tutti. noi siamo davvero, decreto dopo decreto, assistendo allo smantellamento dello Stato di diritto. E voi siete in prima linea, cercando di contrastare, di arginare con tutti i mezzi possibili questo stato di cose. D'altronde il decreto probabilmente è lo strumento più vigliacco che un governo può utilizzare. Allora Marco, cosa ci dici delle ultime battaglie legali, le denunce depositate? Hai fatto davvero tanto, insieme a Giuseppe state facendo l'impossibile. Ah, si cerca di dare battaglia, come ho sempre detto, ci sono varie strategie di lotta. Una sicuramente passa in una situazione del genere dalla via giudiziaria, che si affianca alla via politica e anche alle stesse proteste nelle piazze, che insomma vanno avanti da tempo e a cui partecipiamo con costanza. La via giudiziaria è passata sia ad azioni singole relative all'incostituzionalità delle varie normative che ben conosciamo. Qualche crepa è iniziata a crearsi dopo che hanno esteso il divieto di lavoro a tutti i lavori per gli over 50 e proprio dopo che è stata presa questa decisione si è deciso di muoverci anche dal punto di vista penale, perché ora qui si trascende da una normale incostituzionalità. Io l'ho detto più volte e mi piace aprire subito stasera qui, ribadendolo ancora una volta. Un giurista che ritiene che sia legittimo che a una persona sia tolta la possibilità di svolgere qualsiasi tipo di lavoro e quindi di sostentarsi è qualcuno che ha sbagliato mestiere e non mi interessa quale ruolo occupa. Chiunque la pensi così ha sbagliato mestiere perché è qualcosa di irricevibile per uno stato di diritto. Parliamo di una pena di morte, cioè una persona che in questo momento non avesse risparmi, se non cede, secondo il governo può letteralmente morire. Quindi già questo è contrario al rispetto della persona umana che è previsto come limite anche per un trattamento sanitario dall'articolo 32. Un laureando è in grado di capire una cosa del genere, ma del primo anno, che ha appena aperto il libro di diritto costituzionale. Quindi, cioè, francamente, io non posso accettare in nessun modo che questo tipo di principio possa passare. Da lì, ovviamente, l'azione penale che è conseguenziale, perché allora, se siamo di fronte a una violazione macroscopica della Costituzione, siamo di fronte quindi a una minaccia ingiusta al fine di obbligare una persona a fare qualcosa che non vuole fare. Rientra ampiamente nella fattispecie di violenza privata, che tra l'altro, se commessa da un ministro, è aggravata in base alla procedura che disciplina proprio i reati relativi alle attività, di chi occupa le cariche ministeriali, insomma, che è stata fatta con legge costituzionale. Per cui mi sembra che il discorso sia molto chiaro: c'è una certa reticenza della magistratura a considerare concepibile un reato del genere, perché fondamentalmente tendono a escludere automaticamente che possa esserci il dolo di fronte a un'iniziativa di questo tipo, ma va valutata poi in concreto. Io, nella prima opposizione all'archiviazione che ho fatto qui su Genova, cioè arrivata la richiesta di archiviazione della Procura, ho scelto tra i tanti a cui è arrivata questa richiesta di archiviazione un over 50 che è soggetto a ricatto lavorativo. Nell'opposizione, una delle prime cose che proprio vai a evidenziare è il fatto che il dolo c'è, ma l'hanno dichiarato loro nelle dichiarazioni. Ma quante dichiarazioni hanno fatto circa il fatto che tutta la normativa era diretta a ricattare per un obbligo che direttamente non potevano mettere? Io ho riportato addirittura la trascrizione delle parole di Brunetta. Lo ricordate il video di Brunetta col tampone piantato su per il naso per spingere in modo che il costo psicologico a quel punto sia talmente alto che uno accetta? Cioè, non è pensabile normare sul ricatto. Il pubblico ministero a Genova, che ha chiesto l'archiviazione, scrive che è normale che un ordinamento faccia una norma, prescriva un comportamento e preveda una sanzione. Ma la sanzione non può mica essere una pena di morte. La sanzione per una violazione amministrativa non può essere una sanzione di questo tipo. Cioè, mi sembra che qui manchi veramente l'ABC del diritto, il coraggio, poi a un certo punto, ovviamente, di prendere provvedimenti decisi contro un governo in carica. Ma d'altronde la separazione dei poteri in ambito costituzionale serviva proprio affinché un potere controllasse l'altro. Nessuno ha parlato di colpo di Stato quando la magistratura è intervenuta per la vicenda di Mani Pulite, no? E lì era la magistratura che ha colpito la classe politica in carica, non è che ha colpito qualcun altro, quindi non è così straordinario. Oggi è molto difficile riuscire a farli ragionare su questi aspetti e ci proviamo. A noi interessa che in Italia ci sia almeno un GIP, come è successo per Conte, che a un certo punto dica: io reato non lo escludo, mando gli atti di competenza come dovuto al Tribunale dei Ministri, poi vediamo cosa succede. È evidente che non pensiamo che possano essere processati adesso, è impossibile.
anche perché per un ministro si passa dall'autorizzazione a procedere del Parlamento. Quindi se hanno la maggioranza nessuno li processa oggi. Ma a noi interessa mettere una pietra per un domani, perché quando cambierà il vento politico faremo i conti per questi 2 anni in cui si è sputato sulla Costituzione e si è vessato le persone fino al punto di togliergli il lavoro, ed è uno scandalo assoluto. Grazie, grazie Marco. Era fondamentale questo passaggio perché chiaramente ognuno di noi vorrebbe raccogliere i risultati nel minor tempo possibile e si potrebbe rischiare di vedere i cittadini non più disponibili alle denunce. Invece noi siamo qui ad insistere che bisogna continuare, proseguire nella strada delle denunce. Giuseppe, tu in questo hai davvero accolto le istanze di tantissime persone sul territorio. Inoltre, tu ti sei molto battuto per l'aspetto relativo allo sport che è stato negato ai giovani, un diritto negato. E allora ti propongo questa domanda perché stanno iniziando a porre domande. È possibile far riprendere le attività di squadra ai non vaccinati? Beh, guarda, è possibile. In realtà lo stato d'emergenza e le conseguenti restrizioni che riguardano anche lo sport dovrebbero, a questo punto il condizionale è sempre d'obbligo quando si tratta di questo governo, dovrebbero cessare il 31 di marzo. Quindi allo stato è possibile, la risposta che io do tecnicamente è no, cioè, nel senso che bisogna attendere il 31 marzo, nella speranza che non si inventino qualche altro decreto per prolungare le restrizioni. Non sembra, non sembra, perché ora c'è la guerra, di fatto ormai la narrativa, vedete, è totalmente mutata, in televisione non si parla quasi più di Covid e gli stessi virologi ormai si sono convertiti in guerrologi, cioè ormai parlano anche gli stessi che parlavano prima del virus, adesso parlano, sono diventati esperti di guerra. Il fatto le restrizioni sullo sport sono una cosa gravissima, pari soltanto a quella dei lavoratori che sono ricattati e quindi costretti a non da parte dello Stato a non lavorare, perché è impensabile non far praticare lo sport a un ragazzino di 12-13 anni. È veramente incredibile. Se noi, cioè, sono queste restrizioni, guardate, che non esistono da nessuna parte, in nessuna parte del mondo. Cioè, il fatto che un ragazzino di 12 anni sia costretto a vaccinarsi per poter praticare lo sport, tra l'altro, in realtà loro parlano di sport di squadra e da contatto, ma se poi noi andiamo a vedere l'applicazione pratica, a me sono arrivate richieste di persone che facevano tiro con l'arco. Ecco, il tiro con l'arco è uno sport all'aperto, è uno sport individuale, dove c'è una distanza enorme tra insomma, lo sportivo che pratica il gesto atletico del tiro con l'arco e tutti gli altri. Non è uno sport di squadra ed è uno sport all'aperto. Quindi, per quale ragione la federazione, o comunque non so se la federazione nazionale, ma sicuramente quella territoriale che riguardava la persona che mi ha contattato, per quale motivo abbia pensato di stabilire di estendere questa prescrizione anche al tiro con l'arco? Ma faccio un esempio, ma potrei dirvi anche, non lo so, l'automobilismo, per dire, anche questa è una cosa che mi è capitata, mi è passata di mano. L'automobilismo, anche lì è stato chiesto il Green Pass rafforzato, cioè siamo veramente alla follia. La scadenza, io a questo punto mi sento di dire al 90%, salvo follie dell'ultima ora, dovrebbe essere il 31 marzo e il 1 aprile. Finalmente tutti quanti potranno riprendere a fare sport, al di là del fatto se siano vaccinati, immunizzati o meno. Quindi, questa è la Grazie. risposta che ti sento di dare. Grazie. Margherita Raglia propone invece, in linea con quello che hai appena detto relativamente allo sport, ma dal 31, quindi dal giorno seguente, in che cosa consisterà la fine dell'emergenza? L'avvocato Marco Mori. Rimane semplicemente l'obbligo vaccinale per il lavoro, fondamentalmente, gli obblighi inerenti al lavoro, perché tutti gli altri erano collegati all'emergenza.
Per cui questi vanno a decadere automaticamente in contemporanea allo scadere dell'emergenza stessa. Quindi non ci saranno più problemi per l'ingresso nell'attività, per l'attività sportiva, come diceva Giuseppe, insomma, per tutto. Resta però l'obbligo più vigliacco, perché se vogliamo era già incostituzionale tutta questa aggressione di altri tipi di diritti fondamentali, tra cui alcuni veramente importanti, come quello per i ragazzi di fare sport, ma sicuramente tutte queste violazioni erano meno gravi di quella che resta. E un altro aspetto che mi fa rabbia è che qui rimarranno provvedimenti limitativi su un diritto fondamentale come il lavoro in assenza di emergenza. E quindi siamo nell'ambito del totalmente ingiustificabile, non c'è neppure più la foglia di fico di un'emergenza, seppur illegittimamente dichiarata, a, tra virgolette, giustificare determinati attacchi a diritti fondamentali. Quindi, insomma, un quadro che rimane desolante e spero veramente che la popolazione cerchi di aumentare il dissenso, di renderlo sempre più evidente. Ora, la tragedia della guerra ulteriormente, porta a distrarsi magari su questo tema e a pensare in questo momento ad altro, il che ovviamente non è un bene, perché tutto quello che è stato fatto da questo esecutivo sulla distruzione dei nostri diritti fondamentali è sotto gli occhi di tutti e non deve essere più taciuto e non può essere dimenticato, neppure di fronte a problemi altrettanto seri, che tra l'altro saranno ulteriormente usati in maniera strumentale per assestare un nuovo colpo all'economia italiana e per andare a sottrarre nuovamente diritti. Non a caso è già partita un'altra emergenza relativa all'organizzazione della protezione civile, ma comunque addirittura fino a fine anno, con un'Italia che addirittura diventa protagonista in una guerra da cui avrebbe dovuto stare molto, molto lontana. Grazie. All'avvocato Giuseppe Sottile, c'è un'altra realtà molto molto critica in assenza di obbligo, quindi ancora più grave, relativa ai ragazzi pendolari che al momento non possono utilizzare i mezzi pubblici, esclusi gli scuolabus, però i mezzi pubblici non sono accessibili e quindi questo ha comportato, sappiamo bene, sul territorio noi come partito Italexit siamo molto vicini a queste famiglie. Cambierà qualcosa per loro? Anche qui il 31, tutti questi obblighi, come diceva il collega Marco Mori, al 31 marzo tutte queste restrizioni vanno a scadere, rimanendo soltanto l'obbligo per i lavoratori e per gli Ma ultra resterà 50. l'obbligo di tampone oppure ci sarà ingresso libero sui mezzi pubblici? Ripeto, il 31, tutte queste misure hanno una data di scadenza che era connessa allo scadere dello stato di emergenza, che è stato prolungato al 31 marzo. Vero è che è stato rinnovato lo stato di emergenza, ma le motivazioni sono diverse, non riguardano in realtà, almeno allo stato, non riguardano l'emergenza Covid, ma riguardano l'emergenza energetica, la guerra in Ucraina, ecco, riguardano questi aspetti, non gli aspetti connessi al Covid. Quindi anche in questo caso, a parte il venir meno o comunque l'allentamento delle maglie per quanto riguarda i trasporti aerei, marittimi e terrestri da e per le isole, questo l'abbiamo detto più volte, anche se vi devo dire che mi sono arrivate delle segnalazioni che Trenitalia ancora non fa viaggiare, cioè e questo è un altro dei paradossi, cioè c'è la legge, il decreto, la legge di conversione degli ultimi decreti legge, cioè quella del 24, del decreto legge del 24 dicembre, il 221 se non vado errato, ecco, di fatto è stato convertito, cioè prevede delle modifiche, tra queste modifiche importantissima, almeno per chi sta nelle isole, Sicilia, Sardegna, tutte le isole minori, prevede la possibilità di poter viaggiare e quindi di spostarsi dalle isole per il continente e viceversa, sia in treno, sia in aereo, sia anche con mezzi marittimi. Quindi da questo punto di vista c'è già un allentamento delle restrizioni. E vi prego di farle valere, perché ecco, se voi andate alla stazione, all'aeroporto e vi dicono no, chi parte dalla Sicilia per andare a Milano, per dire, allora in quel caso vanno subito denunciati, perché c'è la legge, è stata convertita la legge numero 11 del 2022 e quindi questo è chiaro. Per quanto riguarda gli studenti,
purtroppo dobbiamo attendere anche in questo caso il 31 marzo del 2022, termine dello stato di emergenza. E ripeto, salvo follie dell'ultima ora, tutte queste restrizioni vengono a cessare, ad eccezione, come diceva Marco, ad eccezione ovviamente del ricatto sui luoghi di lavoro e del ricatto per i cinquantenni e del cosiddetto obbligo vaccinale per gli over 50, che in realtà, come sapete, di fatto non è neanche, non è mai partito e io credo che non partirà mai, che dovrebbero, tutti questi obblighi dovrebbero scadere il 15 di giugno, salvo ripensamenti, visto che di fatto insomma, le morti diminuiscono, i contagi diminuiscono, le ospedalizzazioni diminuiscono. Il governo potrebbe anche così, melius re perpensa, accorciare questa data. È una cosa che ci auguriamo tutti, anche perché, va detto, le prime crepe dal punto di vista giurisdizionale, dal punto di vista giudiziario, scusate, si iniziano ad aprire. Abbiamo già le prime sentenze che, ad esempio, o comunque i primi i decreti che annullano le sospensioni. Abbiamo qualche addirittura una sentenza che riconosce l'assegno alimentare e quindi il fatto che non si può lasciare una persona o una famiglia senza uno stipendio, quindi senza la possibilità di poter provvedere alle esigenze indispensabili di vita. Ecco, quindi magari ecco, queste prime crepe, queste aperture potrebbero far cambiare anche idea al governo che dovrebbe poi eventualmente sobbarcarsi le spese o dare gli arretrati in casi in cui i giudici o i tribunali dovessero condannare lo Stato al pagamento e quindi alla reintegrazione degli stipendi non versati. Grazie Giuseppe, c'è un'osservazione che voglio condividere tornando allo stato di emergenza prorogato al 31 dicembre 2022. L'osservazione è scritto, un commento scritto da Arte Salva. Quindi l'Ucraina confina con Bielorussia, Romania, Moldavia, Ungheria, Slovacchia, Polonia. Non c'è in nessuna di queste nazioni lo stato di emergenza. In Italia, che conta una distanza di 2.391 km, in Italia invece è stato dichiarato questo stato di emergenza, davvero provvidenziale per questo governo. Che ne pensate, avvocato Marco Mori? Marco. Ma adesso abbiamo il paradosso di avere un doppio stato d'emergenza al momento. Abbiamo un'emergenza per una cosa e un'emergenza per l'altra. Ma come vi dicevo quando è iniziato tutto, era grave il precedente. Cioè tu hai legittimato uno strappo senza precedenti in quella che dovrebbe essere una repubblica parlamentare, in cui l'esecutivo da solo, perché se lo autodichiara l'emergenza, utilizza la norma per conferirsi poteri speciali. Ed è il passaggio che è stato spiegato elegantemente nella sentenza del Tribunale di Pisa dalla dottoressa Lina Manuali, in cui effettivamente si evidenzia come questo sia assolutamente irricevibile. È una sorta di autodelega in cui il governo si conferisce pieni poteri, poi c'è la foglia di fico di un Parlamento che eventualmente converte eventuali decreti legge successivi, come è stato fatto con le misure anti-Covid, ma un Parlamento di nominati che non ha voce in capitolo, che vota sulla fiducia. Cioè, a quel punto, in sostanza, il ricatto che è sempre stato fatto a parlamentari che non hanno preso una singola preferenza per essere lì, ma sono stati scelti dai partiti in funzione dell'ordine con cui vengono messi nelle liste, entra praticamente il primo per i partiti più piccoli e al massimo uno o due per quelli più grandi, vengono scelti così dai partiti senza peso politico e di fronte alla fiducia votano quello che gli viene chiesto dalle segreterie. Cioè, dal punto di vista costituzionale, anche questo, io dicevo e attaccavo i giuristi per quanto riguarda adesso il discorso del ricatto lavorativo, ma quello che è stato fatto dal punto di vista delle dinamiche istituzionali invece dovrebbe essere altrettanto oggetto di dibattito dei giuristi, che dovrebbero essere scandalizzati. Perché ribadisco, la nostra è una repubblica parlamentare in cui la formulazione per l'attività legislativa, normativa da parte dell'esecutivo attraverso i decreti legge per straordinaria necessità ed urgenza è formulata in maniera negativa in Costituzione. Cioè la norma che dispone la decretazione d'urgenza apre dicendo che il governo non può, salvo che. Cioè, quindi il principio è tu non puoi farlo a meno che non ci siano particolari circostanze. Proprio perché per i padri costituenti il governo doveva essere debole. È un esecutivo, ma un esecutivo cosa vuol dire? Esegue gli ordini del Parlamento. È una democrazia parlamentare. Cioè 2 anni senza democrazia, tra l'altro
l'abuso della decretazione d'urgenza risale molto prima, colpevolmente avallato da una serie di sentenze assai poco coraggiose della Corte Costituzionale, o diciamolo pure, sentenze già politiche della Corte Costituzionale, che ha consentito di incrinare il tutto e poi, da adesso in poi, quando è partita la questione Covid, siamo arrivati al delirio più puro. Cioè, ripeto, un governo che si autodelega, cioè dichiara l'emergenza per i fatti suoi, che è un atto amministrativo normato in base alla legge della protezione civile, la strumentalizza per andare a colpire diritti costituzionali, quindi va fuori quello che è il contesto della protezione civile, la dichiara per un aspetto non ricompreso, come spiega elegantemente il Tribunale di Pisa, all'interno della normativa speciale perché non era prevista l'emergenza pandemica, dopodiché con decretazione d'urgenza mette i confini di un suo potere e si conferisce poteri limitati di dare o togliere diritti costituzionali. Per un bel po' l'hanno fatto attraverso i DPCM, che garantivano una bassa difesa da parte dei cittadini, perché si succedevano uno con l'altro, dovevi impugnare davanti al TAR, non potevi andare davanti alla Corte Costituzionale per un DPCM perché un atto amministrativo, quindi una lesione del diritto di difesa. Quando anche lì sono arrivate le prime crepe che hanno attaccato i DPCM, sono passati i decreti legge, ma appunto decreti legge basati ogni volta sull'utilizzo della fiducia, che stravolgono completamente le dinamiche costituzionali. Cioè, anche questo, ripeto, se non c'è una Corte, ma difficile perché la stessa composizione della Corte Costituzionale è figlia di queste distorsioni dei principi di rappresentatività democratica e quindi ci ritroviamo dei politici in Corte Costituzionale e poi gli effetti sono sentenze che danno liberi tutti. Per cui è chiaro che il governo cosa fa? Il precedente col Covid l'ha creato sullo stato d'emergenza, non gli sembra vero, da adesso in poi ogni scusa sarà utilizzata per accentrare il potere nelle mani di pochi. Governo, addirittura cabina di regia ristretta e praticamente una sorta di sistema quasi presidenziale, cioè veramente vergognoso, con la differenza che normalmente nei sistemi presidenziali sono previste altre forme di pesi e contrappesi e magari anche tra l'altro il presidente è eletto, non è uno che ci ritroviamo lì a casaccio scelto dai vari gruppi di potere di turno. Grazie. C'è una domanda che tra l'altro avevo già ricevuto in altre sedi. Chiaramente l'Italia sta accogliendo coloro che hanno vissuto, che stanno vivendo la guerra, quindi c'è questo stato di accoglienza nei confronti dei profughi e viene fuori una notizia per cui sembrerebbe che per loro non sia richiesto il Super Green Pass o il Green Pass. Confermate Sì, questa situazione di discrepanza, insomma un trattamento differente relativo ai guarda, profughi? io su questa cosa voglio dire che sì, io ho sentito ho letto la dichiarazione del vice ministro Sileri su questo, ma però voglio dire, non mi fisserei sul fatto che gli ucraini, insomma, è gente che scappa dalla guerra, che tra l'altro in Ucraina credo che c'era il 30% di Di vaccinati, vaccinati. che sarebbe, cioè non mi fisserei No, su però questo, potrebbe essere utile, no, anche però potrebbe essere utile, Giuseppe, ti interrompo, nessuno vuole piantare polemiche perché capiamo bene che stiamo parlando davvero di persone che sfuggono dalla disperazione. È chiaro però che un lavoratore che non mangia. razionalmente, ecco, infatti, razionalmente non sarà Sì, facile però contenere. voglio dire questo, guardate che in realtà questo già esiste perché gli stranieri che vengono in Italia non devono essere vaccinati, voi sapete, loro possono andare negli alberghi e nei ristoranti senza esibire il Super Green Pass, quindi non sono gli ucraini che scappano dalla guerra, ma sono anche tutti gli stranieri che vengono, i turisti che arrivano in Italia hanno già un regime diverso dagli italiani, quindi non è. Questa cosa non ci deve affatto stupire perché già esisteva prima. Però conferma la loro incapacità di No, gestire la risposta. E se noi conferma possiamo l'incongruenza. quantomeno sottolinearlo questo aspetto, che non fa D'accordo, nulla. d'accordo. Conferma l'incongruenza di tutta la legislazione. Questo non ci piove. Io vorrei rispondere, cioè, a delle domande che mi hanno girato qui per messaggio. Allora, Pedrini, che Op, credo che sia una donna, dice questo: ho il Green Pass per guarigione, la casa di riposo non mi lascia vedere mio zio perché non ho il Green Pass con 3 dosi, ma è legale. Non è legale, è una cosa pazzesca. Non è così. Cioè, quando succedono queste, il Green Pass da guarigione, se è valido ovviamente nella durata dei 6 mesi, vale la stessa cosa della terza, della quarta, della quinta, della decima dose.
esattamente a livello legale e a livello normativo sono totalmente equiparabili. Quindi chi i deficienti, perché soltanto dei deficienti, io dico, non voglio usare termini diversi da quelli che sono, gli idioti che chiedono il Green Pass vanno denunciati. Un giorno poi raccoglieremo, giustamente come diceva Marco, tutte queste denunce, noi l'esito non lo raccoglieremo adesso, da qui a breve. Magari sarà necessario un cambio di paradigma, magari probabilmente sarà necessario che la prossima legislatura ci siano altre forze al potere, che governano questo paese, che abbiano un po' più di buon senso. Però bisogna denunciare queste cose. Perché altrimenti passano totalmente inosservate, altrimenti diventano di fatto una consuetudine che poi diventa legge, come quella, legge per modo di dire, come vi ricordate quando, ancora succede, vi posso assicurare che ancora succede, perché io ho diverse segnalazioni su questo, per fare un intervento chirurgico chiedono il vaccino, chiedono che si sia vaccinati. Ecco, vi posso dire che a me proprio ieri mi hanno telefonato dicendomi che una persona che doveva fare una visita di medicina sportiva gli è stato detto: non puoi fare la visita perché non sei vaccinato. E chiaramente questo signore che ha detto, questo medico intelligente che ha detto questa cosa, sarà denunciato, perché già abbiamo delle restrizioni incredibili e pazzesche e folli. Se poi ognuno ne aggiunge delle altre, allora veramente non c'è, è saltato totalmente quello che è il patto sociale e quello che è il buon senso del vivere in una società. Grazie. Una domanda per l'avvocato Marco Mori. È vera la notizia che parla di una pratica diffusa presso la magistratura, ossia l'inserimento delle cosiddette denunce scomode a modello 45? Anche questa è una domanda che ultimamente ci viene posta spesso. Sì, il modello 45 significa quando il fatto segnalato in un esposto, in una denuncia, non viene considerato notizia costituente reato, per cui non c'è, diciamo, bisogno del passaggio attraverso la richiesta di archiviazione e poi il provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria. Una sorta di autoarchiviazione de plano. C'è da dire che però non tutte le procure italiane, anche quando iscrivono con modulo 45 e procedono con l'autoarchiviazione, è una prassi che possiamo considerare al limite, ma che sinceramente non crea nessun tipo di ostacolo, perché vi posso garantire che di richieste di archiviazione in riferimento alla denuncia che abbiamo presentato per violenza privata per il ricatto vaccinale, ne sono arrivate tantissime, a centinaia. Una, come dicevamo prima, l'abbiamo già impugnata, altre le impugneremo nei prossimi mesi, continuando la battaglia. Tra l'altro, un modulo 45, ad esempio, da lì si era partiti per arrivare alla trasmissione degli atti al Tribunale dei Ministri nei confronti di Giuseppe Conte per quanto riguarda la soppressione della libertà personale con lockdown, coprifuoco, eccetera, eccetera. Quindi, voglio dire, fa parte del gioco. Se c'è un pubblico ministero, il fascicolo finisce a un pubblico ministero di quelli che considerano i Novax un po' come poteva considerarci Burioni piuttosto che Bassetti, automaticamente è talmente ideologizzato che la scarta in maniera totale. Altri comunque ti danno la possibilità di andartela a giocare e molte sono anche rubricate semplicemente contro magari denunce contro ignoti o altro. Per cui non abbiamo problemi particolari, insomma, su questo. Grazie, Giuseppe. Noi abbiamo dato per scontato che, nonostante la fine dello stato di emergenza, si debba co coesistere con questo obbligo di vaccinazione per gli over 50 e il Green Pass, il Super Green Pass. Però chiaramente c'è una domanda. Con il termine dello stato di emergenza non dovrebbero decadere tutte le disposizioni adesso legate, ovvero anche l'obbligo vaccinale e il Green Pass? Come fanno a tenere in piedi questi strumenti, tenendo conto che non c'è più un'emergenza sanitaria? Questa è una bella domanda. Infatti, è chiaro che il problema si porrà dal 1º aprile, quando non ci sarà più questo stato di emergenza. Il problema sicuramente si pone. Però, come diceva il collega Marco Mori prima, noi abbiamo un doppio stato di emergenza in questo momento. C'è lo stato di emergenza per il Covid e lo stato di emergenza per la guerra in Ucraina, per la crisi energetica. Ma la mia osservazione è questa: lo stato d'emergenza
è uno stato d'emergenza, quindi teoricamente loro anche con quelle altre motivazioni potrebbero ugualmente giustificare queste misure. Certamente però il problema si pone, nel senso che nel momento in cui dal 1º aprile io dovessi fare un ricorso per l'obbligo di un cinquantenne, di un medico, di un militare o di un insegnante, ecco, valuterei di inserire anche questa possibilità. Cioè, il problema è che oggi c'è poco di logico. Nel momento in cui non esiste più di fatto una repubblica parlamentare, ma esiste soltanto, e noi l'Italia è stata trasformata un po' come l'Europa, come l'Unione Europea. Voi sapete che in Unione Europea esiste un Parlamento, ma non decide nulla, perché tutto quanto decide la Commissione. Ora, voi dovete immaginare che il governo italiano funziona da 2 anni a questa parte così come funziona la Commissione, cioè si decide tutto. Salvo poi a farlo ratificare, ma giusto così, perché tanto poi pongono la fiducia e quindi di fatto tutti quei decreti vengono convertiti. E guardate che l'ultimo è successo un po', è stato sollevato un polverone per il fatto che sono state introdotte delle piccolissime modifiche che hanno spacciato per vittorie straordinarie, che sono una di quelle è quella di cui ho parlato poc'anzi, ossia i trasporti, la possibilità di potersi muovere da e per le isole, ma per il resto hanno approvato tutto quanto. Cioè, anche la Lega, in cui c'è il Salvini che va in televisione a fare l'oppositore, ma che poi in realtà il suo partito vota di tutto. E questo significa soltanto 2 cose. Che Salvini è un imbroglione, è un ipocrita, e quindi ovviamente va e cerca ancora di far ricordare alle persone quello che lui era prima, oppure che Salvini nella Lega non conta più nulla, che la Lega di oggi è la Lega di Giorgetti, non è certamente la Lega di Salvini. Per cui, quindi sì, certamente il 31 marzo finisce questo stato di emergenza. E le misure che dovrebbero arrivare al 15 giugno non si spiegherebbero più. Su questo sono perfettamente d'accordo. Ma ecco, io non so, poi non so se Marco ha su questo qualche altra idea. Io no, difatti neanche io mi riesco a spiegarmi questa Ma cosa. io direi che dal 1º aprile sì, abbiamo un elemento di ricorso in più, perché comunque sia, nel momento in cui tu vai a comprimere i diritti costituzionali non c'è più nemmeno l'emergenza, viene da sé che a maggior ragione mi domando di cosa stiamo parlando. Quindi un elemento di forza in più. Poi diciamo che per ora si sono aperte, come diceva giustamente Giuseppe prima, le cre prime crepe, ora che l'obbligo è stato esteso a un livello assurdo, perché prima ti dicevano ti fai il tampone per lavorare, oppure non puoi fare quel singolo lavoro, ma potevi farne degli altri in astratto. Sempre una follia, però era ancora una follia che qualche cervello completamente plagiato alla propaganda poteva ancora considerare quasi lecita. Una volta che sei arrivato a dire nessun puoi più fare nessun tipo di lavoro, è chiaro che hanno cominciato a uscire delle sentenze, perché insomma devi cominciare a ragionare su questo. E dal 1º aprile sarà ancora peggio, perché insomma non c'è più neanche l'emergenza e continuiamo a dire che una persona non può svolgere nessuna attività lavorativa. Io mi auguro veramente che questo poi a un certo punto faccia scrivere davvero a qualche GIP qualcosa di interessante dal punto di vista penale, che intanto rimanga una traccia, perché come è stato fatto per Conte, da quella traccia, da quel provvedimento che poi va a morire inizialmente al Tribunale dei Ministri, poi in futuro si possa ripartire per punire i responsabili, perché non si può chiudere questa situazione come una parentesi. Quello che è stato fatto alla nostra democrazia è troppo grave da soggetti che servono gruppi economici sovranazionali, che hanno interessi che nulla hanno a che vedere con l'interesse collettivo, quindi non si può liquidare tutto questo come un incidente di percorso. Quando cadranno dovremo fare i conti. Come ho già detto, qui non è soltanto mandarli a casa con metodi democratici, mandarli a casa e finirla lì. Vanno mandati a casa e poi vanno processati per quello che hanno fatto, perché la nostra legge, il nostro codice penale, la nostra Costituzione questo prevede. Insomma, Draghi è quello che è e lo sappiamo, il suo curriculum parla da sé, per cui non venitemi a voler farmi credere, insomma, che quest'uomo abbia a cuore la salute pubblica degli italiani. Quest'uomo ha a cuore gli interessi che serve, la distruzione economica del paese, la svendita di quello che resta dell'industria pubblica italiana. Ha
anche per questo coglie le emergenze, cioè si sfrutta una situazione reale per ovviamente fare determinati passi in una direzione che in assenza di emergenza sarebbe impossibile percorrere. Per questo che sta colta anche subito la palla al balzo dell'Ucraina, perché è un'altra occasione, con misure in cui fondamentalmente l'Italia ha sanzionato se stessa, aprendo le porte a una crisi economica a dir poco devastante, che non può essere controllata, semplicemente perché ovviamente faceva comodo una situazione del genere. Perché anche lì, come a Draghi, non gli importa niente della salute degli italiani, non gli importa neanche niente, e a maggior ragione di quello che succede in Ucraina. Gli importa invece molto delle conseguenze che si possono portare avanti con scelte politiche di questo tipo, perché se vuoi distruggere tutto quello che rimaneva dell'industria pubblica italiana, beh, queste sono occasioni irripetibili. La situazione però sta prendendo corpo, i cittadini sono stanchi ed è una stanchezza che spesso si concretizza nella volontà di non eseguire gli ordini. E allora vorrei condividere con voi questa provocazione, perché c'è chi sta collaborando con noi, si chiede collaborazione dall'altra parte, però i cittadini sono davvero stanchi di collaborare nel percorso della propria fine. Allora Tiziana provoca e scrive: se il datore di lavoro non mi sospende, io dovessi continuare a lavorare, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, chi la fa? Il CAF? E quindi mi sanzionerebbero o mi denuncerebbero dal punto di vista penale? Questa è No, chiaramente una provocazione, però neanche troppo. la caratteristica dei controlli del Green Pass è che il controllo può essere fatto soltanto nel giorno stesso in cui avviene, non c'è conservazione dei dati. Quindi se uno anche non in regola ha continuato a lavorare tranquillamente, non succede niente, non può essere sanzionato per il periodo pregresso e se non viene beccato avrà continuato a lavorare regolarmente. Ciò non toglie che se è un over 50 gli dovrebbe arrivare comunque la multa dei 100 euro. Sono canali completamente separati, non c'entra nulla. L'obbligo di divieto di poter lavorare in realtà è rimasto in piedi nell'ordinamento non tanto per un controllo assiduo che il governo non è in grado di fare perché non hanno gli uomini per poterlo fare. Va avanti perché purtroppo ci sono datori di lavoro che lo applicano e impediscono ai Ecco, propri quindi noi dobbiamo dipendenti contro i loro augurarci. interessi di lavorare. Cioè, se i datori di lavoro se li infischiassero come sarebbe sacrosanto di fronte a una roba del genere, non ci sarebbero problemi. Anche perché i datori di lavoro devono ricordare che se un domani casca l'obbligo, i danni li vanno a chiedere a loro, perché la controparte dei cittadini è proprio il datore di lavoro. Quindi poi, vabbè, ci sarà la resa dei conti verso il governo e quello che ha fatto. Ma intanto uno se la prende col datore di lavoro. Le cause che scriviamo a ruolo le scriviamo ben contro il datore di lavoro, che ovviamente si difende dicendo me l'ha detto il governo, ma me l'ha detto il governo quando applichi qualcosa che è totalmente fuori dall'ordinamento, quando vieti una persona di sopravvivere, non è una giustificazione. Insomma, la storia è piena di persone che dicevano abbiamo obbedito agli ordini, che poi non è finita benissimo, no? Questa dovrebbe essere una riflessione che molti dovrebbero andare a fare. Ecco, quindi è una giusta considerazione quella di Tiziana, anzi approfitto per ringraziare tutti coloro che stanno seguendo questo momento in diretta, i minuti scorrono velocemente. Giuseppe, qualcuno chiede, eccolo qui, proviamo a leggerlo insieme, ma il Green Pass sul lavoro, la sospensione avviene dopo il quinto giorno consecutivo che non si ha il tampone? Parliamo del Green Pass È base, rinforzato. parliamo Ah, è no, di base, sì. in base è Parliamo del così, sì. Green Pass base. La sospensione avviene non dopo il quinto giorno consecutivo, ma avviene dopo il quinto giorno che non si presenta il Green Pass. Possono anche non essere consecutivi. Io vorrei dire questo, però, guardate che i datori di lavoro, il controllo del Green Pass da parte dei datori di lavoro può essere fatto anche a campione. E questa è una cosa molto interessante, perché significa che se qualcuno viene a fare un controllo e trova cinque lavoratori che hanno il Green Pass e cinque non ce l'hanno, certo, faranno la multa ai cinque lavoratori che non hanno il Green Pass, ma non possono fare la multa al datore di lavoro, perché se è a campione significa che qualcuno può anche sfuggire. No, Buon non è intenditore, a il mio buon pensare. intenditore. Buon intenditore, poche parole. Io lascerei gli ultimi minuti di questa diretta per dei consigli che potreste dare arbitrariamente, a prescindere dalle domande che chiaramente recupereremo durante la puntata successiva. Allora, Marco Mori, qual è il tuo invito? Come dobbiamo comportarci oggi relativamente alle denunce, agli atteggiamenti complessivi da tenere per resistere quanto più possibile a questa situazione che davvero ha dell'incredibile, del surreale?
Ma ovviamente per tutti i ricatti che non riguardano il lavoro, la resistenza è addirittura un dovere, perché chi cede per il bar o per l'attività voluttuaria contribuisce al mantenimento di queste misure. Quando tutto era iniziato, insomma, l'avevo detto, le prime accettazioni di determinate misure avrebbero portato a una prosecuzione, non era contemplato per finire rapidamente tutto questo. È ovvio che per chi invece è in condizione di non avere più risparmi ed è nel ricatto più pieno, più odioso di queste misure, il discorso cambia. Io in quei casi dico, a questo punto, prima di cedere, e quindi prima di purtroppo, ahimè, vaccinarvi perché magari dovete pagare il mutuo o mantenere vostro figlio, se siete contrari, ragionate con eventuali legali della zona su un ricorso d'urgenza, perché a questo punto, in quei casi, è ancora possibile dare battaglia, si chiede un provvedimento inaudito dall'altra parte e alla luce della più recente giurisprudenza cominciano ad esserci speranze. Ovviamente fatelo in tribunali dove non ci sono eventualmente ancora già precedenti contrari, perché se in un tribunale sapete che questo orientamento non passa, è inutile che fate 100 cause perché andate a sbattere. Però dove ancora non è passato questo tipo di discorso, provateci assolutamente perché si stanno moltiplicando in questi giorni le pronunce. E davvero, per quanto possa avere funzionato la propaganda, un giurista, se lo fai riflettere sul discorso del divieto assoluto di lavoro davanti a una persona che davvero oggettivamente ti produce prova documentale di non avere risparmi, insomma, mi parrebbe fantascienza che non possa accogliere. Quindi magari prima di cedere considerate anche queste ipotesi. Ovviamente rivolgetevi a chi non vi fa pagare parcelle da tariffario, perché è chiaro che gli avvocati che credono in questa battaglia e sono su queste posizioni politiche non stanno facendo questa attività per far cassa, ci stanno rimettendo perché anzi rifiuti incarichi ordinari che sarebbero pagati a tariffario per fare praticamente pro bono questo tipo di attività che è di lotta. Per cui ecco, puntate su questo, diffidate di chi chiede parcelle da capogiro e cerchiamo insomma di dare battaglia sotto questo aspetto. Il resto, gli altri modi per lottare, quelli che sapete, insomma, venite nelle piazze, parlate, diffondete i contenuti. Fate proselitismo, cercate di raggiungere le Vede vai persone che sono Alex. appunto, sì, questo sicuramente, insomma, propaganda anche proprio con tutta la gente perché sono colpiti dal pensiero unico, non sentono mai un pensiero diverso. Se anche siete al bar o altro, vi fate sentire da qualcuno che è convinto con altre idee, lasciate un qualcosa nelle menti delle persone, qualcosa che poi può essere utilizzato e può servire, insomma. E poi, giustamente, come diceva adesso Giuseppe, la via politica, perché parliamoci chiaro, cioè alla fine o nella prossima legislatura noi abbiamo una pattuglia di vera opposizione, non quella carina e coccolosa della Meloni, falsa opposizione, che in Parlamento insomma si mette lì per recuperare qualche fuoriuscito, i voti che vanno persi da parte di Lega e 5 Stelle, ma poi in concreto non fa niente, ma un'opposizione veramente aggressiva a quel punto, che faccia sentire il peso del dissenso. Beh, sarebbe estremamente importante, anche se non riuscissimo a diventare subito maggioranza, metteremo il seme per cambiare davvero le cose. Però, appunto, non servono più ragionamenti sui voti utili, non servono più ragionamenti strategici particolari, serve dare fiducia a qualcuno che vi ha detto in tutte le salse, esponendosi oltretutto in prima persona, come abbiamo fatto tutti noi, che non saremo disposti a nessuna posizione di compromesso. Si farà l'opposizione con il coltello tra i denti e si cercherà in tutti i modi di fermarli. E di togliergli anche il comfort, se vogliamo, perché oggi il Parlamento per loro è comodo, è comodissimo, perché hanno le loro poltrone, sono coccolati delle segreterie, basta che schiacciano il pulsante, quando gli viene chiesto e va tutto bene. E chi è opposizione oggi sta nel gruppo misto, ma non può contare come un gruppo parlamentare importante, quindi non riesce a incidere. Se dentro invece ci sono 50, 60 o più parlamentari di vera opposizione, beh, gli togli la tranquillità anche lì, di sapere che non hanno degli amici, di hanno qualcuno che li vuole cacciare e poi mandare in galera. E questo può servire magari a frenare quelli che non erano d'accordo fino ad oggi, ma che schiacciavano perché era la cosa più comoda in quel momento. Se c'è qualcun altro dentro con altre posizioni, possono cominciare magari a frenarsi. E questa è un'altra speranza, oltre al fatto che essere lì ci darà necessariamente una visibilità che poi inevitabilmente porterà a una crescita del consenso, perché io non credo che ci sia più molto tempo, visto ormai come hanno fatto con facilità carne di porco della nostra Costituzione. E quindi, cioè, o riusciamo a essere presenti, oppure se continuiamo a stare fuori, sì, andiamo nelle piazze, siamo circondati dalle forze dell'ordine che chiaramente in questo momento eseguono quello che gli viene detto da parte di questo regime, ma fondamentalmente li lasciamo tranquilli. Se siamo nei palazzi, diventiamo un grosso problema.
È chiaro, perché qui non si tratta neanche di più visioni politiche, qui si tratta di un regime in cui viene violata continuamente, ogni giorno, ogni istante, la Costituzione, e quindi questa è una ricaduta inevitabile sulla vita, sull'esistenza serena di un intero popolo. Giuseppe, tu continui a ripetere che sia fondamentale creare una rete che avvenga anche attraverso uno scambio nel territorio. Tu sei sempre presente durante le manifestazioni. Cosa senti di aggiungere rispetto al percorso che è iniziato ormai da anni, ma che con costanza comunque stiamo portando avanti? Allora, prima di chiudere su questo, mi è stata girata una domanda molto interessante, che da un po' di tempo io mi aspettavo, perché non è il primo caso che mi capita tra le mani. Allora, Louise Françoise, non so, sarà un nome d'arte, scrive questo: sono sospesa dal mese di ottobre, ma l'azienda sanitaria ha disapplicato il decreto, nel senso che ci ha erogato gli stipendi regolarmente sui conti correnti bancari per 4 mesi. L'altro giorno abbiamo ricevuto una raccomandata con cui l'ASP, definendoci debitori, ci ha richiesto le somme, ovvero. Ci ha richiesto le somme, ovvero li dobbiamo restituire in un'unica soluzione entro 10 giorni con bonifico bancario. Scaduto il termine, procederà per vie legali. È prevista una cosa del genere? Cioè, una cosa del genere, chiaramente non è prevista perché è la prima volta nella storia che capita una cosa del genere. Diciamo che certamente se lo stipendio non è dovuto perché sei sospeso. Chiaramente poi ti verrà richiesta la restituzione. Io però sinceramente, ecco, un escamotage potrebbe essere quella di non restituire nulla e di farsi fare un'esecuzione. Dopodiché fai l'opposizione all'esecuzione e lì magari te la giochi come se tu fai un ricorso, nel senso che, ma poi, ecco, ritorniamo al tema fondamentale. Tu puoi, Stato, lasciare una persona senza lo stipendio e poi magari gli invii lo stipendio, tu lo utilizzi per sopravvivere, perché hai bisogno di comprarti da mangiare, le medicine, di pagare il mutuo, di pagare i prestiti, di pagare le bollette dell'acqua, della luce, del gas, e poi addirittura lo richiedi indietro. Io su questo chiaramente farei un'opposizione che vale anche più di un ricorso. Per cui, non so, io do il consiglio a queste persone, che non sarà l'unica, la signora che scrive, io direi di lasciare andare avanti loro e poi chiaramente fare un'opposizione e far valere nella causa di opposizione quelle che sono le ragioni del non restituire, del diritto a non restituire queste somme. Detto questo, un'altra cosa che voglio sottolineare: ho visto che qualcuno, nel momento in cui io ho detto, ma ragazzi, questi vengono dalla guerra, qualcuno ha detto, ah, ma avvocato, lei difende gli ucraini. Beh, io difendo tutti i popoli che stanno soffrendo. Gli ucraini è un popolo che scappa dalla guerra. Poi sulla guerra, se qualcuno vuole vedere quali sono le mie idee sulla guerra in Ucraina, sulla Russia, sull'Ucraina, vada a vedere la mia pagina e così può vedere cosa io pensi effettivamente della guerra in Ucraina, cosa pensi di Putin, di Zelensky, del battaglione Azov, del Donbass e così via. Ma questo non è. Questo non c'entra nulla col discorso che un popolo che scappa dalla guerra ha diritto ad essere aiutato, ha diritto ad essere soccorso, e quindi chiaramente non possiamo andare a fare le pulci agli ucraini se hanno o non hanno il Green Pass, il vaccino, soprattutto quando anche gli altri stranieri che vengono in Italia hanno un regime differenziato dagli italiani. Siamo noi ad essere discriminati, non è il problema degli ucraini, il problema è degli italiani, il problema è che di un governo infame che discrimina gli italiani a casa propria. Questo è il problema. Non del fatto che noi dobbiamo pretendere che gli ucraini abbiano o meno il Green Beh, Pass. la soluzione non è certo discriminare anche loro, voglio dire, è Esatto, no, cioè chiaro. noi siamo È chiaro. discriminati e la risposta sarebbe discriminare Discriminiamo tutti. tutti. Questo non è Dobbiamo detto. dare, almeno noi cerchiamo di mantenerti Esatto, un tenore di titolare in altrimenti alto scendiamo e di allo non stesso seguire livello. scie che ci hanno No. distrutto. Quindi dobbiamo Esatto, assolutamente non rappresentare la scendiamo. differenza, lo dobbiamo fare anche in questa capacità critica che ci vuole in grado di distinguere tra un popolo sofferente ed una serie invece di Esatto, motivi che hanno spinto,
non scendiamo per Ecco, non nessuna scendiamo ragione nel mai merito dei motivi che poi sullo hanno stesso livello, realizzato questo quindi conflitto, però è chiaro che ci sono di mezzo, c'è di ci mezzo il sono donne, popolo, bambini, i civili che perché non alla hanno fine nulla a che vedere, che probabilmente non hanno neanche loro per primi compreso come mai si siano ritrovati in questa situazione. Quindi dobbiamo essere certamente, ma solidali. guardate, guardate, scusate, guardate che la propaganda è ovunque. Cioè, oggi sentivo in televisione che Putin aveva chiuso delle televisioni, aveva chiuso dei giornali, ma perché in Italia che cosa sta succedendo? Scusa, cioè, è da 2 anni che fanno propaganda e ora la continuano a fare con questa guerra dove passa soltanto quello che ci vogliono far credere. E voi immaginate che anche l'Ucraina, anche la televisione ucraina, il suo popolo, il governo ucraino ha fatto credere quello che voleva. Siamo ormai in un periodo dove oggi la propaganda che esiste oggi non ha nulla da invidiare alla propaganda che si faceva durante il nazismo, durante il fascismo. Nulla da invidiare. Quindi, cioè, di che cosa stiamo Anzi, parlando? hanno dei mezzi molto più efficaci, anche delle Esatto. capacità di comunicazione molto più efficaci, quindi arrivano molto più in fretta agli obiettivi e Sai cos'è? radicano ancora di più i pensieri figli di questa propaganda. Quindi è molto difficile svincolarci da Sai questo. cos'è, Giuseppe? Che ormai c'è una verità che bisogna, di cui prendere atto, cioè nel mondo sostanzialmente non esistono più democrazie. Cioè il concetto di democrazia che si era affermata, diciamo, dopo il sangue della Seconda Guerra Mondiale, con magari delle condizioni storiche particolari che avevano consentito per dei periodi una democrazia reale, è finito. Cioè Ma lo da dicono loro qualsiasi stessi. blocchi, qualsiasi schieramenti, va avanti soltanto con la propaganda. Quindi è inutile poi che ciascuno critichi l'altro, perché ci si comporta tutti allo stesso modo. Noi siamo una dittatura che lavora in favore di determinati gruppi del potere economico, di là ci sono altri interessi e siamo sempre in ambito di dittatura, gli Stati Uniti lo sono da tempo, questo è quello che si è creato, ma bisogna capire la causa di questo. E la causa sono effettivamente gli accentramenti eccessivi di ricchezza nelle mani di pochi che hanno distorto completamente la democrazia, perché poi se poche persone detengono praticamente da sole più del 50% delle ricchezze mondiali, è chiaro che una volta che hanno anche il controllo dei mezzi di comunicazione, spingono in una certa direzione. E le tecniche poi con cui fare propaganda sono tecniche arcinote, tant'è vero che vengono utilizzate anche in passato. Quindi ormai è propaganda contro propaganda, è lo schifo più assoluto. E lasciatemi dire, visto che abbiamo aperto la parentesi, insomma, di questa questione, che mai come oggi si rischia la catastrofe per la nostra specie, perché la stupidità ha preso sopravvento su tutto e non ci sono neppure più i politici di una volta, che comunque avevano il senso delle conseguenze delle loro scelte, della gravità di quello che poteva accadere in base ad eventuali errori. Oggi mi sembrano dei burattini, purtroppo, perché questo sono, spesso filoguidati da altri interessi, che se il loro padrone, no, quello che gli ha dato i soldini per essere lì, ha finanziato le campagne, gli dice tu butta benzina sul fuoco, questi lo fanno e si rischia di passare il punto di non ritorno. Scusate la parentesi. No, grazie, grazie infinitamente ad entrambi. Avete chiarito parecchi punti, quindi sono incontri fondamentali perché purtroppo si vive anche nella confusione, una confusione volutamente determinata da un decreto dopo l'altro, per cui non si fa in tempo a convivere con un decreto, anzi, noi dovremmo incitare alla non convivenza con questi decreti, dovremmo rinnegarli tutti contemporaneamente. Purtroppo esistono, purtroppo qualcuno non ha la forza né la possibilità di sovvertire questa situazione. Dobbiamo però continuare ad essere presenti anche attraverso questi momenti di incontro. Quindi grazie all'avvocato Marco Mori, all'avvocato Giuseppe Sottile e davvero ai tantissimi amici di Italexit che sono stati con noi durante questa rubrica che tornerà presto. Questo è semplicemente il primo dei tanti appuntamenti che seguiranno. Grazie di cuore. Grazie a tutti, Buonasera a buonasera. tutti.